Che tempo triste. Allora, riassunto. Alle 9 alla Camera sono state pronunciate le dichiarazioni di inammissibilità che hanno fatto una discreta strage di emendamenti, ma non gli darei un significato, non gli darei necessariamente un significato politico, cioè può anche darsi che sicuramente il significato è prevalentemente tecnico. In legge di bilancio non possono entrare intanto emendamenti cosiddetti ordinamentali, cioè siccome la legge di bilancio è una legge di spesa, deve contenere delle norme, quindi degli articoli, dei commi, degli, e se del caso degli emendamenti che dispongano spese. Quindi non lo so, la proroga di un termine, per dire, che non costituisce, che non comporti oneri per lo Stato, non può andare in legge di bilancio. Ecco. Poi non sono considerati ammissibili emendamenti localistici, anche se poi va sempre a finire che qualcuno ci se ne infila, cioè fare la, come dicevo ieri, appunto, la funicolare di Rovigo, per dire. So che ora non si studia più geografia, quindi ricordo che Rovigo è in pianura e che quindi non credo che abbia bisogno di funicolari, o fare appunto quello che è. Entro questa sera alle 19, contro le inammissibilità si può ricorrere, si può inoltrare ricorso alla presidenza, motivando il fatto che si ritiene che invece l'emendamento sia ammissibile. Alcuni colleghi hanno fatto questa cosa. Alle 19 si saprà se la presidenza mantiene o rivede le sue decisioni. Alle 20 ho preso l'impegno di diciamo così, convogliare presso al collega Garavaglia, che è il più esperto di tutti noi nel seguire le leggi di bilancio, le segnalazioni dei dipartimenti, degli emendamenti dei dipartimenti che non sono state ritenute inammissibili. Poi lui farà delle valutazioni tecniche, si vedrà quello che è, insomma, in modo che così la Lega possa esprimere il ventaglio di proposte più ampio possibile in tutti i campi. Vabbè, e questo alla Camera. Al Senato, dopo così una prima interlocuzione con la squadra di negoziatori di maggioranza composta dai presidenti di commissione e dei relatori del decreto salsiccia, che è il decreto ristori, che nel frattempo è stato imbottito da altri tre decreti, perché nel primo ristori è stato inserito come emendamento il ristori bis, poi come subemendamento il ristori ter e come altro subemendamento il ristori quater. Quindi sul tavolo del decreto salsiccia, che a questo punto cuba circa un po' meno di 20 miliardi, che sommati ai 20 miliardi del prossimo scostamento che servirà a gennaio per il ristori quinquies, il quinto, fanno 40 miliardi di ristori, ma da novembre a gennaio, quindi sul tavolo, diciamo, del negoziato sul decreto salsiccia, invece, diciamo così, noi abbiamo messo avanti dei temi concreti, ma quello che abbiamo percepito non è un'enorme novità. È la volontà della maggioranza di non riconoscere all'opposizione il merito di aver fatto delle proposte. Quindi noi già sappiamo che quello che abbiamo chiesto e che ci è stato sostanzialmente negato, perché sono state messe in campo delle cifre ridicole, e fra l'altro di quelle cifre ridicole la maggioranza, che fa lei i decreti,
lasciava all'opposizione come spazio per emendare pochissimo, no? Si prosegue con questa idea che io l'ho detto molto chiaramente, dico, ma io capisco perfettamente che il vostro problema è, diciamo, non permetterci di costruire del capitale politico, non darci il merito di qualche cosa. Però allora abbiate il coraggio di dire no, di dire un no politico, cioè no perché per noi non è prioritario, no, queste interlocuzioni fini a se stesse, che... No, queste interlocuzioni, scusate, mi sono sbagliato, non sono fini a se stesse, sono fini ad accreditare l'idea che la maggioranza vuole dare di essere dialogante, però in realtà non dialoga, però noi ovviamente non possiamo non dedicare del tempo a questa attività, altrimenti verremo rimproverati di essere brutti e cattivi. Comunque, insomma, la mia previsione è che sia il decreto ristori che, forse no, la legge di bilancio no, perché andranno in aula senza relatore. Ovviamente ci sarà andare in aula senza relatore significa che poi gli emendamenti della commissione decadono. Ci sarà voto di fiducia, ma questo si sapeva fin dall'inizio sull'una e sull'altra. E vabbè, voglio dire, d'altra parte, io so che voi avete letto la storia della crisi di agosto 2019 sui giornali, e che quindi, diciamo così, non sapete com'è andata. Vi devo dire la verità, com'è andata esattamente in tutti i suoi dettagli, ovviamente non lo so neanche io, ma direi che abbastanza ovviamente non lo sa nessuno, perché è stata una crisi che ha coinvolto molti livelli di decisione e naturalmente molte angolature. Però l'angolatura fondamentale di quella crisi, se la guardiamo con le lenti del mio lavoro, che è il lavoro del macroeconomista e anche quello del politico, è, diciamo, l'angolo di attacco per capire la crisi dell'anno scorso è molto semplice. Il governo aveva già preso accordi con Bruxelles, con una lettera che Conte e Tria avevano scritto a Moscovici, a dunque, alla commissione Moscovici, forse erano così, ancora Moscovici in quanto facente funzione, se non ricordo male, ma questo dovrei verificarlo, scusatemi. Comunque si parla di luglio 2019, a mente ricordo una cosa 2 luglio, 4 luglio, in cui aveva detto una cosa del tipo: tranquilli che noi rispetteremo il percorso di deficit che la commissione ci ha proposto. E questo significava che cosa? Tranquilli che non facciamo fare la flat tax a Salvini, perché altrimenti Salvini consolida il suo consenso e quindi noi siamo fregati, perché nel 2018 lo ha consolidato fermando l'immigrazione clandestina e mettendo sotto scacco di fatto la cosiddetta Europa. Se nel 2019 lo consolida con un gesto di riforma fiscale incisivo, dopo non ce n'è per nessuno, dopo si va. E questa lettera a nome del governo italiano non era passata però dal Consiglio dei Ministri. Quando interpellammo il nostro vice premier se ne fosse discusso, non risultava. Per sicurezza interpellammo anche il nostro sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, anche lui non ne sapeva niente, quindi di fatto questi già andavano in parallelo, forti di una loro legittimazione. Poi dopo la strana coppia si è scissa, uno è rimasto, l'altro se n'è andato, ma la linea politica del governo è rimasta quella che era prima, cioè impedire a Matteo Salvini di consolidare il suo consenso o addirittura di farlo crescere. Su
sulla base di un programma così articolato, così ricco di sfaccettature e così aderente alle sfide della modernità e della globalizzazione, dove volete che vadano questi? Vanno incontro a una legnata da parte degli elettori nel 2023 e nel frattempo fanno il giochino di fare nel decreto N più 1 quello che ci hanno impedito di fare nel decreto N. Questo significa solo che voi i soldi che secondo noi dovreste avere e nelle forme in cui secondo noi dovreste averli vi arrivano un pochino dopo, ci vuole un po' di pazienza, questi sono fatti così. Adesso me ne vado a studio e mi metto a leggere le griglie degli emendamenti della legge di bilancio. Questo è. Per il resto, come forse avrete visto, si sta parlando di escludere Ungheria e Polonia dal recovery in modo da impedire che la loro opposizione all'inserimento del tema dello Stato di diritto ritardi le trattative sul recovery. Ma vi posso già dire che il regolamento del recovery doveva passare nella plenaria del Parlamento europeo di dicembre, ma già si parla di riportarlo a gennaio, quindi ci sarà uno slittamento. E vi posso anche dire, ve lo posso dire oggi come ve l'ho detto giorni addietro, ma oggi lo dice perfino Marcello Pera, quindi posso, il presidente Pera è stato presidente del Senato, quindi penso di poterlo ripetere, ma sempre diciamo, rivendicando di averlo detto in tempi non sospetti. È estremamente ridicola la pretesa dell'Unione Europea, di cui non si sa neanche se è uno Stato, di utilizzare lo Stato di diritto come argomento ricattatorio nei confronti di uno Stato membro. Lo Stato di diritto che cosa significa? Significa assicurare la certezza del diritto, che fattispecie uguali siano trattate in modo uguale e fattispecie diverse in modo diverso. Ma allora, insomma, parliamoci chiaro, noi abbiamo una situazione in cui il capo dell'opposizione è sottoposto a un processo politico, tecnicamente, perché è un processo per un gesto che lui ha compiuto adempiendo una sua funzione politica. Una situazione in cui il Presidente del Consiglio sospende dei diritti costituzionali, sospende o limita o intacca dei diritti costituzionali soggetti per di più a riserva di legge con atto amministrativo, e l'Europa muta. Allora però anche l'Europa, voglio dire, se l'Europa è una cosa che sta lì per impedire a Salvini di governare e che si basa sul fondamentale principio etico che un bambino greco vale meno di un bambino tedesco, ma questa Europa ha i giorni contati. E a me fa anche un po' sorridere, lo dico con affetto, io trovo molto divertente l'intervento di oggi del presidente Pera, lo trovo divertente perché chiunque abbia un minimo di contezza dei fatti economici e della letteratura politologica sa che queste incongruenze non diciamo, sono state denunciate da tempo. Non è che c'è bisogno del ricattuccio dei quattro mentecatti che sono ora in commissione verso due stati che hanno un passato piuttosto glorioso di rivendicazione della propria libertà. Non è questo che deve farci aprire gli occhi, ecco. Così come ve lo dico per altri versi, sono abbastanza deluso dal fatto che molti capiscono in che situazione siamo da quando c'è la mascherina, la punturina, questo e quell'altro. Ma ragazzi, che noi fossimo in una tonnara che era una tonnara della nostra libertà, dei nostri diritti, insomma, era molto chiaro. Andatevi a leggere la quarta di copertina del mio libro del 2012, che c'è scritto che era minacciata la democrazia, era minacciata la libertà oltre alla prosperità. I fatti economici non sono solo fatti, diciamo, appunto la sfera dell'economico, per carità, non pretendo che essa esaurisca tutta la dimensione del reale, ma essendo, diciamo così, articolata l'economia sullo scambio, sulla libertà, cioè,
diciamo che costituisce un buon paradigma di come la pensa chi ci governa e di dove vuole andare a parare chi ci governa. Quindi tutte queste sorprese e tutte queste indignazioni a me sembrano tutte postume. Tanto più mi sembrano postume quando rileggo quello che scrissi ai tempi, insomma. Però, insomma, adesso l'importante è che prima o poi la gente ci arrivi, insomma, ecco, come sempre ci siamo detti, per una serie di meccanismi psicologici anche abbastanza facili da decifrare, molto spesso le persone culturalmente più attrezzate, anziché essere più pronte nel prendere atto della realtà, sono più refrattarie a prendere atto della realtà. Cioè la cultura è, diciamo così, una struttura difensiva che delle personalità fragili costruiscono intorno a sé. In alcuni casi la cultura diventa questo. Forse più che di cultura, in questo caso si dovrebbe parlare di erudizione, di bagaglio di nozioni, di qualche cosa che può essere esposto o utilizzato addirittura come clava di una propria pretesa superiorità nei riguardi di chi di queste nozioni è privo. Per me la cultura è qualcosa di diverso, una capacità di lettura del reale, e quindi la persona veramente colta è quella che si adatta ai contesti ed è quella che rinuncia ai propri preconcetti più rapidamente della persona incolta. Però, diciamo, nell'accezione normale, secondo cui per esempio un docente universitario in teoria è una persona colta, ecco che noi assistiamo, e per tanti anni ne abbiamo parlato, al fatto che le persone cosiddette umili, cosiddette incolte, hanno percepito istintivamente molto, molto, molto prima delle persone cosiddette colte quali fossero i risultati e quali anche le potenziali minacce per la loro stessa libertà della piega che le cose stavano prendendo. E mi riferisco all'inizio del secolo, non all'inizio del suo secondo, del suo terzo, perdonatemi, decennio, cioè agli anni che stiamo vivendo adesso. E vabbè, che ci volete fare? Ci siamo interrogati a lungo sul perché è così, però dobbiamo renderci conto del fatto che la politica e la democrazia non funzionano nel senso che esiste la verità, esiste uno che è bravo a dirla, gli altri sono obbligati a capirla, quando l'hanno capita la sanno, cambiano il loro atteggiamento e improvvisamente, per effetto di questa parola messianica e demiurgica, tutti si allineano alla verità, la maggioranza segue la verità, verità sempre con la V maiuscola, e il bene con la B maiuscola si afferma. La vita è un pochino più complicata di così. Quindi resta vero quello che dicevo ieri nel simpatico social color azzurro gabinetto, cioè non dovete chiedere a noi di far cadere il governo, perché essendo meno di loro è molto difficile che ci riusciamo. Noi dobbiamo chiedere a voi di riportarci in maggioranza, in una maggioranza che abbia un senso, che era la maggioranza con la quale avevamo corso nella campagna elettorale del 2018 e che aveva un programma che aveva dei punti ben chiari su tutta una serie di temi che ci interessano. Chi vuole se li può andare a rivedere. E quando saremo in maggioranza e avendo il potere di farlo non faremo quello che vi abbiamo promesso, potrete tranquillamente rimproverarci di non essere in grado di farlo o di non starlo facendo. Allora, adesso siate consapevoli del fatto che quello che un'opposizione può fare, cioè lavorare per fare delle proposte e evidenziare delle responsabilità, lo stiamo facendo. E secondo me funziona. Bene, detto questo, sull'ordine dei lavori futuri, domattina torno con grande piacere da Andrea Pancani a Coffee Break. È un gentleman, è una persona
curiosa, preparata, ed è uno dei pochissimi, pochissimi esponenti del mondo dei media che mi abbia voluto ascoltare quando non aveva nessun obbligo di farlo, nel senso che adesso, essendo io responsabile economia del primo partito italiano nel gradimento degli italiani, purtroppo non nei numeri parlamentari, in qualche modo, a parte alcuni casi così di censura scioccherella, la gente è costretta a stare a sentire quello che ho da dire se vuole capire come potrebbe andare il mondo e come andrà il mondo quando saremo tornati al governo, no? Quindi ora, diciamo, io vado ovunque dove mi chiamano, questo va da sé, ma vado più volentieri da quelli che mi chiamavano prima. Poi domani vi ricordo che alle 13 si presentano gli emendamenti segnalati, noi facciamo un'altra piccola riunione di coordinamento così per vedere se ci siamo dimenticati qualcosa, andrò alla Camera. Al Senato forse c'è una riunione informale per decidere non si sa che, perché se l'atteggiamento è quello che è sul decreto ristori, non credo, diciamo, le salsicce, diciamo, senza il lardo non si possono fare, e il lardo qui ce lo deve mettere il governo. E venerdì, sabato, domenica si lavora e si studia, si prepara la, per esempio si prepara la risoluzione di centrodestra sul MES, vediamo che cosa dirà l'Aula il 9, e questo è quanto. Mi sembra molto difficile che prima del 9 si riescano a convocare le commissioni, perché come ricorderete ci sono degli emendamenti da consegnare entro venerdì all'ultimo pezzo di salsiccia, che è il subemendamento 1.1000/3000, altresì noto come ristori quater. Quindi gli emendamenti presentati andranno poi fascicolati, numerati, viene fatto il fascicolo, viene fatto tutto, eccetera eccetera, poi arriva lunedì, poi arriva l'Immacolata, poi arriva il 9 pomeriggio il signor Presidente del Consiglio viene da noi, quindi penso che il signor Presidente del Consiglio abbia deciso di andare prima alla Camera, forse perché, non so, pensa di avere un'atmosfera per lui più propizia, anche se la presenza del presidente Borghi mi lascia, diciamo, fa calare un'ombra di scetticismo su questa presunzione del signor Presidente del Consiglio di avere una vita più serena alla Camera che al Senato. E poi si vedrà. Insomma, si vedrà. Te suona, dai. E poi si vedrà. Si dovrebbe forse cominciare a votare qualche emendamento nelle commissioni riunite del Senato sul ristori, sicuramente, perché lì, diciamo, il processo è guidato da mani ferme ed esperte, si voterà qualche emendamento in commissione bilancio Camera sulla legge di bilancio e si andrà avanti. Di fatto noi pensiamo che la legge di bilancio venga approvata con la fiducia intorno al 23-24, noi in Senato a questo punto ci rimarrà dal 27 al 31 per approvarla, 4 giorni, quindi insomma una lettura ampia ed articolata con un fondamentale contributo di emendamenti pari a zero da parte del Senato. Simmetricamente la stessa cosa avverrà per il decreto ristori, che addirittura, essendo stato emanato il 29 ottobre, deve essere convertito entro il 29 dicembre. Quindi i colleghi Camera, con questo, diciamo, percorso, finiranno di lavorare
il 29 dicembre. Noi con questo percorso finiremo di lavorare il 31 verosimilmente, o il 30, insomma, questo è più o meno quello che ci aspetta. E naturalmente in tutto questo forse non ve ne siete accorti, ma ogni tanto si fa anche ostruzionismo. I colleghi Camera sono impegnati in una maratona di interventi in aula contro lo smantellamento dei decreti sicurezza del ministro Salvini, di cui credo nessuno vi stia parlando né sui telegiornali né sui giornali. Io qui non entro neanche nel merito se i decreti di sicurezza fossero una cosa giusta o sbagliata e se il loro smantellamento quindi sia una cosa sbagliata o giusta. Secondo me era una cosa giusta, perché io ho un'idea abbastanza precisa che mi sono fatto studiando una serie di testi come Armi di migrazione di massa, no? Ho la spiacevole sensazione che l'emigrazione sia utilizzata come arma di guerra ibrida nei riguardi del nostro paese, ma questo non entro in questo, sennò poi si allarga troppo il campo. Però invece mi interessa il punto di metodo. Voi ci chiedete sempre di fare qualcosa, ma quando facciamo qualcosa, cioè molto spesso, purtroppo non riuscite a saperlo. Perché se i media decidono che in questo momento non ci sono dei colleghi alla Camera che stanno difendendo una misura della precedente maggioranza impegnandosi, argomentando con una serie di ordini del giorno, se i media decidono che questo non c'è, questo non c'è e voi non lo vedete. Vabbè, va bene così, cioè si sa che il gioco è questo. Tenete sempre presente quando ragionate su, in generale, sulla politica e in generale sul mondo circostante, tenete sempre presente che il vostro mondo è una loro rappresentazione.